come tale che si trova in qualche modo ad affrontare la problematica della posizione di garanzia, ma in senso più ampio della responsabilità professionale dello psichiatra, da entrambi i punti di vista. E vorrei quindi sottolineare l'aspetto però del medico legale che si riporta al concetto di medicina legale giuridica, un concetto che purtroppo è andato dissolvendosi all'interno della disciplina e che invece è molto importante. Perché? Perché il compito della medicina legale giuridica è quello in qualche modo da fare da ponte fra le istanze del diritto e quelle che sono le conoscenze scientifiche, ovvero quello di seguire una sorta praticamente di sistema scientifico in qualche modo di legislazione, se così si può passare il termine, ovvero di fare in modo che la norma, ma soprattutto l'interpretazione della norma, possa adeguarsi a quelle che sono le conoscenze scientifiche. Non entro qui chiaramente nel dibattito della diversa epistemologia del diritto e delle scienze mediche, per cui spesso in qualche modo, come dire, il dialogo non è sempre, come dire, concorso, ma proprio perché proprio in questi spazi di diversificazione che a mio avviso bisogna proprio inserire delle prospettive costruttive. E allora, parlare praticamente di posizione di garanzia, io vi ho portato delle slide, ma le slide sono essenzialmente, in qualche modo, sono tante, non le affronteremo tutte, le lascio per chi poi in qualche modo vuole approfondire in qualche modo il tema, ci riporta appunto a stavolta il difficile rapporto che esiste appunto fra la psichiatria e la giustizia. Perché? Allora, parlare di posizione di garanzia vuol dire essenzialmente entrare nella centralità di che cosa? Dell'accertamento della responsabilità professionale in campo penale, ma di una particolare realtà, quella del reato omissivo essenzialmente, no? Perché essenzialmente la problematica che spesso viene rivolta da un punto di vista della responsabilità del psichiatra è di non aver evitato, diciamo così, un evento che si ha l'obbligo giuridico di evitare, no? Il secondo comma dell'articolo 40 del codice penale. Allora, il problema, il primo problema, è definire quelli che sono i contenuti della posizione di garanzia. È chiaro che abbiamo già parlato, coloro che mi hanno preceduto hanno già sottolineato in qualche modo l'evoluzione normativa, no? Che ha portato alla legge, alla cosiddetta legge Basaglia, alle leggi 180, eccetera. Ma il problema è che i contenuti della posizione di garanzia si sono venuti via via strutturando, non chiaramente attraverso una norma, ma attraverso un'evoluzione giurisprudenziale. Un'evoluzione giurisprudenziale che appunto è approdata, diciamo così, per quanto riguarda la psichiatria, non solo in ciò che è comune, diciamo così, alla posizione di garanzia della medicina in senso trasversale, ma con aspetti che sono peculiari, tipici solo della professione psichiatrica. Perché quando noi parliamo della responsabilità professionale dello psichiatra, questa rappresenta una specie di un genus più ampio, che è sì quella della responsabilità medica, ma ha caratteristiche peculiari. Peculiari perché? Peculiari perché innanzitutto è una disciplina che ha caratteristiche un pochino più peculiari rispetto alle altre discipline in termini di maggiore, in qualche modo, indeterminatezza, per esempio a livello dell'eziopatogenesi, per esempio a livello della prognosi, per esempio a livello praticamente della reale possibilità dei mezzi che abbiamo per poter prevenire, passatemi il termine, determinati eventi. Ma dall'altro anche perché allo psichiatra si, con le condizioni in qualche modo giurisprudenziali della posizione di garanzia, si in qualche modo può addebitare il fatto di non aver prevenuto ed evitato un agito auto o eterorismo. Okay. Allora, è chiaro che qui il problema quindi dei contenuti della garanzia rappresenta un elemento molto importante. Se noi vediamo, qua saltiamo perché chiaramente ne abbiamo già parlato, vi voglio fare vedere che attualmente, essenzialmente, da un decennio, soprattutto da uno spartiacque, è stata una famosa sentenza che ha riguardato un caso appunto proprio accaduto a Bologna, quindi accaduto in qualche modo dove opera, la famosa sentenza Bozzi, eccetera, ha creato una sorta, mi si permette il termine, di spartiacque in qualche modo, che ha definito un prima e un dopo. Ma le varie sentenze di Cassazione che sono seguite
risposte, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno seguito più o meno questa linea. Ci sono delle eccezioni, poi la vedremo, ma essenzialmente che cosa hanno definito? Hanno portato una progressiva dilatazione, poi potremo in qualche modo discutere più o meno debita, ma questo è il punto, per esempio dei contenuti riguardo non solo quello che è un obbligo di cura e quindi di protezione, ma anche appunto di gusto. Io sono perfettamente d'accordo con quello che sostiene e che ha accennato il professor Calestrati, cioè che a leggere in qualche modo le sentenze si ha la percezione di una progressiva deriva, mi si passi il termine, una progressiva deriva in termini di prevenzione della fonte di pericolo in qualche modo, quasi che si ritorni una volta che si usciva dalla porta con la legge Basaglia, si rientri dalla finestra sul concetto di pericolosità. Un concetto di pericolosità che viene mascherato dall'obbligo di cura, ma che in realtà, parliamoci chiaro, alla fine dei conti, nella pratica quotidiana, quello è il discorso. E allora, voi capite bene che se leggiamo per esempio, vedete, sentenze recenti, 2017, la Corte Territoriale ha applicato consolidati principi sul punto, secondo cui il medico psichiatra è titolato a posizione di garanzia nei confronti del paziente, anche se questi non sia sottoposto a ricovero coatto, e ha pertanto l'obbligo, quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, poi parleremo però dal punto di vista psichiatrico cosa vuol dire concreto rischio, perché questo apre il problema della prevedibilità e dell'evitabilità dell'evento, che è tutta una questione che deve poggiare, ecco di nuovo sulla importanza delle conoscenze scientifiche, su un presupposto secondo me fondamentale e che purtroppo è spesso dimenticato nelle ultime sentenze, cioè quello del dami factum et dami divius, e non il contrario. Cioè il discorso, per esempio, della, come diceva Fiore, dell'obbedienza giurisprudenziale, il discorso delle sentenze che possono fissare norme di condotta, a mio avviso deve essere bandito. Non è la sentenza che deve fissare norme di condotta. Sono chiaramente le sentenze che, pur nell'ottica di un'intrinseca logica del diritto, che è diversa da quella della causalità materiale o di cura appunto biologica, però comunque deve rispettare dei fondamenti che attengono a quelle che sono le conoscenze scientifiche. Se no possiamo avere sentenze, e poi se mi è concesso il tempo la vedremo, una sentenza proprio recente, che intrinsecamente sono logiche, hanno una struttura logicissima dal punto di vista del diritto, ma a mio avviso si perde un fondamento, cioè un principio di realtà, un principio praticamente di equilibrio, un principio praticamente di quello che veniva chiamato il diritto incarnato, cioè il dono chiamava il diritto leggero, la necessità del diritto leggero, che è fondamentale, ok? Perché se no ce la possiamo raccontare come ci pare, ma si ha, come dire, comunque delle realtà di forme in cui poi chi opera come me, come voi nella quotidianità ha la sensazione di essere un po' fraintendibile nel mantello, okay. Ma vedete, questo è un caso addirittura di omicidio compiuto da un paziente psichiatrico. Qui si apre un'altra problematica, che è una problematica innanzitutto giuridica ma anche medico-legale, cioè quello dell'addebito di una responsabilità colposa per azione dolosa da parte dell'altro, reato omissivo improprio. Vedete, qui parla molto chiaro, 2017, risulta potenzialmente l'obbligo giuridico, quindi la posizione di garanzia, qualificabile al tempo come obbligo di controllo, equiparando il paziente a una fonte di pericolo. Cioè, qua c'è poco da interpretare. Rispetto alla quale il garante avrebbe il dovere di neutralizzare gli effetti lesivi verso i terzi e di protezione del paziente di medesimo cibo. Ora, un attimo, facciamo un attimino, alleggeriamo. Le sentenze, per fortuna noi siamo un sistema di civil law, non di common law, quindi non siamo un sistema americano, le sentenze dovrebbero valere anche quelle di Cassazione fra le parti, base non al principio res inter alias indicata terza, di quei noci come controllis, però è inutile che ce la raccontiamo, alla fine fanno diritto di vendita in qualche modo, come si suol dire, e quindi si va in una determinata direzione. Ma se quindi la definizione di quelli che sono i contenuti della posizione di garanzia sono stati estremamente importanti, una cosa che è osmoticamente legata a questa, che cos'è? Individuare delle regole cautelari. Perché se io in qualche modo ho degli obblighi, quali sono le regole cautelari?
che se le seguo mi fanno da discrimine fra ciò che è legittimo e ciò che non è legittimo della condotta, ovvero fra quello che è il rischio consentito e quello che invece è il rischio non consentito, il problema qual è? Che queste regole cautelari dovrebbero essere ben chiare e definibili ex ante, non come talvolta si vede in alcune sentenze, che è una sorta poi di definizione ex post. E allora, quali sono queste regole cautelari? La prevedibilità e l'evitabilità dell'evento? Permettetemi di psichiatria, la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento è qualcosa che in qualche modo lascia molto il fiato. Oppure quello che veniva chiamato dell'agente ideale, del nuovo ius per condizione e situazione, la finzione iuris, si permette. E allora che cosa c'è adesso? Il professor Calestrade mi ha aperto la situazione, e lì limita, no? Prima decreto Balduzzi, poi legge praticamente Bianchigelli. Le linee guida sicuramente sono uno strumento importante, ma io vorrei vedere lo psichiatra e il medico che non segue prima delle leggi, e mi evita già prevedere, cioè è un dato di fatto che uno comunque segue queste impostazioni. Il problema qual è? Che secondo me, sono d'accordo di nuovo con il professor Calestrani, è di questa posizione sulle linee guida, che apparentemente sembra quasi salvifica, a mio avviso non lo è affatto. Non lo è affatto. Prima di tutto perché? Innanzitutto parliamo un attimino delle linee guida in psichiatria. Linee guida in generale, hanno chiaramente una formulazione che non è sempre legata a principi di, come dire, esclusivamente terapeutici. All'interno delle linee guida confluiscono vari interessi che sono anche di tipo praticamente economico. Ma vediamo un attimino il problema delle linee guida che sono le linee guida in psichiatria. Le linee guida in psichiatria hanno quelle garanzie, permettete di scusare, se vado. Dovrebbe essere soltanto questo correlato. Hanno appunto quella garanzia che in qualche modo ci permette di definire delle regole che sono delle regole praticamente cautelari? No, perché? Innanzitutto perché voi sapete bene che le linee guida, soprattutto in psichiatria, identificano dei pazienti ideali, dei pazienti tipici, delle situazioni in cui soprattutto invece in psichiatria in modo particolare non esistono in qualche modo sul territorio, e quindi sicuramente sono praticamente degli elementi importanti da considerare, ma che devono essere sempre calati all'interno del contesto specifico. Ma questo lo dice infatti esattamente anche la stessa legge. Non pensate che seguire le linee guida è esulato, dice io ho seguito le linee guida sono a posto. No, si parla molto chiaro, e direi che forse il decreto Balduzzi, questo era quasi quasi più garantista di quello che è attuale, cioè il problema delle linee guida entra solo nel problema dell'indirizzo, ma può essere uno strumento utilizzato addirittura per graduare la gravità della colpa, e qui si apre quello che accennava anche il professor Fornati e il professor precedentemente, con tutte però anche qui le problematiche anche in ambito di diritto che si aprono, perché la citato fa parte del codice civile, quindi l'applicazione in ambito penale è un altro discorso, ma soprattutto il problema che il problema della diligenza e della prudenza rimane invariato. Quindi sarà anche qui una valutazione ex post, e non sarà solo l'applicazione delle linee guida a rendere una dimensione scientifica, diciamo così. Ma c'è un altro problema nella posizione di garanzia e nella situazione della responsabilità dello psichiatra. Il nesso di causa. Ma il nesso di causa è un elemento fondamentale. Bene, abbiamo detto che uno psichiatra ha in qualche modo degli elementi di colpa, nel senso che ha avuto una condotta che, secondo una devalutazione, eccetera, non ha seguito quelle adeguate regole cautelari. Bene, ma colpa non vuol dire responsabilità. C'è un passaggio fondamentale in ambito appunto di valutazione della responsabilità del reato omissivo, soprattutto sentenza francese 2002 in poi, cioè che il nesso di causa fra quello che è appunto la condotta e l'evento deve essere valutato attraverso il criterio poi del giudizio controfattuale con un grado di certezza, che sia una certezza logica, ma quindi sostenibile, per cui determinato comportamento possa in qualche modo non
non sottrarsi a quello che è il ragionamento controfattuale. Qual è il ragionamento controfattuale? Ma se allora il medico avesse in qualche modo fatto una situazione diversa, avesse agito in una maniera diversa, ovvero quella maniera che gli si in qualche modo imputa di non aver agito, il risultato sarebbe stato esattamente l'opposto. E qui si apre tutta la problematica, per esempio, nel caso di suicidi, oppure nel caso praticamente di omicidi, di che cosa? Della base, che è la base praticamente scientifica. E quindi bisognerebbe parlare che il suicidio praticamente è, per esempio, un evento multideterminato, che per esempio creare delle correlazioni dirette fra la malattia mentale e il suicidio, così come se il suicidio fosse un'evoluzione univoca e diretta della malattia mentale, non è corretto, è uno degli elementi. Cioè, una persona depressa si può suicidare perché è anche depressa, non perché è solamente depressa. E così la stessa cosa vale nel caso praticamente della dimensione. Quanto tempo ho? Perché poi io dopo... Quanto tempo? Ancora del tempo? Forse. E quindi una situazione in cui questi aspetti, per esempio, vedete, sono fondamentali e dovrebbero essere appunto valutati, altrimenti si parte da dei preconcetti che non hanno un fondamento giuridico, creando delle connessioni causali che non sono tali, perché una cosa è identificare dei fattori di rischio che il medico è tenuto a fare e fa parte della buona pratica clinica, lo deve fare senza dubbio. Bisogna chiedere qual è l'ideazione, se c'è un sospetto suicidario, eccetera, e bisogna scriverlo. Non è vero che meno scriviamo meglio è l'esatto contrario. Più scriviamo meglio è, però deve essere motivato nella cartella, perché la cartella deve essere qualcosa di tracciabile che ci permette di ricostruire la logica che in qualche modo ci ha guidato nelle scelte. Questo è fondamentale. Ma il problema qual è? Qua si apre un altro problema, permettetemi, quello dei periti. Io qui ho una perizia reale, vi vorrei, in cui sono stato coinvolto, e vi vorrei solo leggere tre righe, perché il problema non è solo di come il giudice applica in qualche modo praticamente la norma, eccetera, ma che nelle problematiche di responsabilità professionale c'è il perito, c'è il CTU. È chiaramente che se un tecnico entra nel merito e condiziona in qualche modo una determinata situazione, qui si apre tutto il problema della responsabilità anche dei periti, che condiziona poi tutta una serie di anche sentenze. Vi leggo solo questa, di cui io appunto ero perito di parte, in cui il CTU scrive testuali parole, di cui poi io ho sottolineato la necessità di aprire profili di responsabilità nei confronti dei periti. Perché un perito che scrive, dunque, questo era un caso di suicidio, vediamo un po', in conclusione, la somministrazione di un neurolettico depressogeno, l'assenza dell'introduzione di una terapia che avesse la capacità di elevare il tono dell'umore, la concessione dell'ultimo permesso ha determinato il suicidio del paziente. Testuali parole, questo è un caso che è successo qua, non vi dico dove, ma è successo qua. Allora, qua un perito, come... Io penso di parte, certo. No, questo è CTU. Questo è CTU. Per quello di... cioè, il CTU entra non solo nel merito del nesso di causa, eccetera, che in qualche modo è, ma fa delle correlazioni lineari fra una terapia fatta piuttosto che una terapia non fatta, fra un permesso dato piuttosto che un permesso non dato, ha causato il suicidio. Allora, vedete quante variabili in qualche modo ci sono. Volevo, per concludere, scusate, e qua ci sarebbe da parlare chiaramente su queste problematiche da un punto di vista psichiatrico, medico, legale, ma il problema è che quindi non bisogna correre il rischio di scadere da una buona pratica clinica che lo psichiatra ha il dovere di fare valutando tutti i fattori di rischio, ha però una attenzione da parte degli operatori dei diritti di confondere la buona pratica clinica con una pratica di risultati, che chiaramente questo in qualche modo non ci può e non ci deve essere. Vedete, vi volevo un attimino sottolineare questa sentenza che è molto recente. Abbiate pazienza, perché poi questo ve lo lascio. Devo andare.
sentenza, una sentenza del 2016, la 33.609, che riguarda un caso di suicidio compiuto, anzi, da un paziente popolare ricoverato in una clinica che in qualche modo si è gettato, uscendo in qualche modo da un'impalcatura. Bene, questo è interessante perché fissa un po', fa la somma di quello che abbiamo detto. In primis viene definito, e questo è chiaro, che appunto lo psichiatra è titolare di una posizione di garanzia. Quindi ha l'obbligo, quando sussista il concreto rischio di condotte lesive auto e suicidari, di acquistare specifiche note. Viene applicato il principio della prevedibilità. Perché era prevedibile? Perché era un soggetto ad alto rischio. Era un popolare, era una persona che aveva già avuto dei precedenti, eccetera, quindi dice era prevedibile. Ed era quindi anche evitabile, e questo è un passaggio critico. Era evitabile come? Perché? Perché secondo le linee di guida riconosciute nel settore specifico psichiatrico, si rendeva assolutamente necessario procedere, oltre a tutti gli interventi di tipo farmacologico, che poi mi dovete spiegare, tutti gli interventi di tipo farmacologico, sappiamo, c'è un intervento completo dal punto di vista farmacologico, ma non è la beneficialità del paziente e diventa una contenzione di tipo chimica, ok? E una stretta sorveglianza intesa come assistenza del paziente 24 ore su 24. Allora, il problema è qui che viene detto, era prevedibile, poteva essere evitato mediante praticamente un'osservanza continuativa 24 ore su 24. Ora poi, qua si apre un problema. Se da un punto di vista logico può essere praticamente del tutto accettabile, io lo marco a vista 24 ore su 24, è chiaro che la probabilità che questo si punta da qualche parte è sicuramente ridotta. Ma il principio in qualche modo del buon senso ci dice, ci deve far confrontare con che cosa? Con le possibilità di fare questo. Non solo con le possibilità tecniche in un reparto, in un istituto, cosa vuol dire una, in qualche modo, osservazione e un controllo continuativo 24 ore su 24. Questo oltre spesso alle difficoltà dal punto di vista proprio di numeri e di il rapporto operatori-pazienti, apre anche un altro problema. Ma questa situazione, che può prevenire anche il suicidio a breve rischio, lo può prevenire a lungo termine, perché voi sapete che il rischio suicidario non è che per un giorno, è una situazione che si stratifica e può essere anche a lungo termine, ma, no, ma questa situazione non è che rientra di più in una visione di tipo custodialistico, di contenimento del pericolo, piuttosto praticamente di una pratica terapeutica che porta alla beneficialità praticamente del paziente. E qua ci si muove sempre e secondo me si entra sempre in questa ambivalenza fra istanze giustamente liberalitarie in cui viene privilegiata che cosa? L'autonomia, la responsabilità del paziente, ma non bisogna dimenticare che un'istanza di beneficialità, di diritto, di appunto libera autodeterminazione è come un triangolo equilatero, che se io stresso troppo un angolo mi si deforma il triangolo e se stresso troppo la dimensione praticamente della garanzia posso in qualche modo andare a discapito della beneficialità e viceversa. Quindi, come vedete, e qua senza appunto entrare nei meriti che ce ne sarebbe da parlare tanto, il principio è questo, che nelle sentenze, nel tentativo e nella loro logicità intrinseca, perché da un punto di vista di determinate premesse sono perfettamente logiche, rischiano di essere non solo non attuabili da un punto di vista pratico nella quotidianità, ma rischiano anche che determinate scelte non siano il meglio per il paziente e in qualche modo spostando un'eccessiva attenzione sulla neutralizzazione della fonte di pericolo piuttosto che nella beneficialità del paziente. Allora voglio concludere proprio in questo termine, per cui in qualche modo, e allora dice, è fondamentale in qualche modo conoscere quelli che sono i limiti e quella che è la nostra, lo scenario giuridico di riferimento in cui si muove lo psichiatra, certo. La posizione di garanzia non deve far paura, assolutamente, però nello stesso tempo bisognerebbe essere consci un po' più degli anni in cui si muove questa posizione di garanzia, ma che anche allo psichiatra vengono dati gli strumenti più chiari affinché non possa sentirsi appunto, ripeto, per utilizzare una nozione lumia fra il martello, perché altrimenti il principio del vigilante non si aiuta sul punto, non dormientibus,
vale in qualche modo fino a un certo tempo. Ringrazio, scuso se ho rubato qualche minuto.